come mai le formichine approdano anche nei cartoni animati? Beh, saluto anch'io l'autorità, il vescovo, il presidente, appunto, che conosciamo. Sì, io ho la fortuna appunto di aver potuto fare questa serie di 52 episodi dove qua presentiamo due episodi sulla montagna all'interno appunto delle proiezioni per i bambini. Sono due episodi sulla montagna, sull'arrampicata e sull'Himalaya, così, per cui poi in settembre dovrebbero partire proprio sui programmi della RAI. Quindi anche il cartone animati, le arti visive come il festival ci insegna, si proiettano appunto sulla montagna. Direi che siamo arrivati alla conclusione, nei ringraziamenti si dimentica sempre qualcuno, però davvero ringrazio tutti i collaboratori, un particolare cenno anche ai nostri sponsor culinari quest'anno, il panificio Tecchioli che ha ideato lo strudel del Salvanel e l'Aristo 3 che ci asseconda in questa giornata di rinfresco e inaugurale. E direi davvero che lasciamo anche le autorità che possano prendere atto direttamente delle attività che vengono condotte qui al parco, però una parola conclusiva al direttore anche di Radio Trentino in Blu, Marco Zeni, che vi